Buonasera! È con immenso piacere che siamo qui questa sera per presentarvi il nuovo lavoro dell'attore Saverio Tommasi e del regista Francesco Ritondale, il nuovo lavoro che si intitola Acqua Bene Pubblico. Ricordiamo già i loro clamorosi successi degli anni passati con il video No Ritalin. Ma vaffanculo! Avrà capito, maledette serve invece di fare le segretarie. Cioè no, maledette segretarie invece di fare le serve. Dovrebbero sentire sul collo il vento del licenziamento, il soffio del precariato. Allora muoverebbero il loro culo. Signor deserto, è permesso? Avanti, bella bionda. Oh, grazie. Ecco la sua bacinella! Oh. Bene! Bravo! Oh. Vorrei presentarle un mio amico. Piacere, Mister Idrofora! Piacere, Sandra Bomba! Bionda! Bonda con la A! Ah, sì! Oh, che galantuomo! Vi lascio alle vostre discussioni! Brava signora! Sandra? Sì? Chi è il capo? Il capo è lei, signore! Evviva il capo! Con permesso! Che topolino obbediente! Almeno quanto difficili sono i nostri affari! Lo so, i cittadini stanno organizzandosi! Da quando abbiamo deciso di privatizzare l'acqua, ci sono addosso! Ma sentite cosa gridano! Acqua bene pubblico! Basta così! Mi chiedo, è l'idromassaggio? Faccio un lavoro duro, capo di un'azienda con 100 dipendenti. È faticoso controllare 100 piattole. Se quando torno a casa non mi rilasso con sali, acqua, vapori, acqua, saponi, acqua, schiuma, acqua, shampoo, acqua, pediluvio, acqua! E muoio! Se tutti avessero acqua da buttare, non ne resterebbe per noi! E non mi riferisco al pediluvio, è essenziale! Dopo la giornata passata a dare calci nel culo ai lavoratori, è logica che ti facciano male i piedi! Se tutti ci avessero acqua da buttare, non ne resterebbe per i nostri sprechi! Sciocchi sinistrorsi ambientalisti comunisti rivoluzionari, comboniani! Si preghi, anche qualche prete, lo sai! Mele marce del grande impero Vaticano! Cose da pazzi! Da scomunica! E infatti ogni tanto qualcuno le scomunichiamo! Pistoli! Stai pronto, cane gnam gnam! Chi è? Sandra, signore! Riposo! C'è uno global! Eh? E come si chiama? E non l'ha detto! Dice che il suo nome non importa, ma che vuol parlare con uno dei delinquenti che ha deciso di privatizzare l'acqua!
E te che gli hai risposto? Che prima ci avrei parlato io. Mister Idropula, lei è pronto a riceverlo come merda? Poi, signor sì. Sandra, digli entrare. D'accordo, e vado. Corri. Corro. Vai. Vado e corro. No, vado e torno. Carichiamoci. Bevi Rocchetta, bici che è una bellezza. San Pellegrino la bevo ogni mattina. La tua panna, meglio di una canna. E che dir dell'acqua l'ora che ti adora. Acque confezionate, imballate, plastificate, imbottigliate. Bevi li vede e mi libero. Come facessi un peto. Scusate, so che siete molto impegnati, ma volevo informarvi e informarvi che il percorso per la ripubblicizzazione dell'acqua sta andando avanti in ogni parte d'Italia, dove ciò sia necessario per costituire un modello innovativo di servizio pubblico che valorizzi la rappresentatività popolare e non lobbistica nelle istituzioni. Ma che dice? Un estremista! No! Abbiamo intrapreso un percorso di lotta democratica che si oppone al trasferimento della gestione dei beni fondamentali dalle istituzioni pubbliche alla società per azioni. Lo sapete, l'acqua è bene naturale fondamentale, base della vita. Non può essere sostituita da altre sostanze, non si può evitarne il consumo e non esistono scelte alternative. Non ha le caratteristiche di una merce, pertanto di conseguenza non può essere considerata tale. Voi rischiate di trasformarla in un bene esauribile. Ma questo lo sappiamo! E siamo d'accordo con voi! È un bene esauribile! Ma pensiamo che chi deve esaurirla? Siamo noi! Su via! Mettiamoci d'accordo! Cosa volete? Anche voi delle azioni? E di più non possiamo proprio fare! Cercate di capirci! Vogliamo una cosa molto più banale. Negando il libero accesso all'acqua, voi negate un aspetto del diritto alla vita. Noi vogliamo ristabilirlo. Qui privatizzate l'acqua, i prezzi aumentano, il servizio peggiora, un diritto viene negato. Ma la vostra politica accetta anche la morte nel sud del mondo di 1,5 miliardi di persone nell'arco di 10 anni. Ma non è possibile renderla disponibile anche a quella gente, che già a chiamarla gente ci vuol coraggio. Ne resteranno sempre esclusi. E se ne sono esclusi ci sarà un motivo, no? Il motivo è che voi avete perso e noi abbiamo vinto. Ma cosa dite? C'ha ragione, non c'è bisogno di arrabbiarsi. Il mondo sta migliorando. Voi continuate a fare i buoni soldatini e non rompete tanto i coglioni. E vedrete che fra 50 anni tutti potranno permettersi una bella collezione di Barbie. E abbiamo bisogno anche del vostro aiuto. Bisogna che ve ne stiate a casa. Zitti! Obbedienti! Ricordate, questi non sono fatti vostri, questi sono affari nostri! Buon riposo a tutti, spegnete il cervello e continuate a dormire, così da bravi, bravi, bravi soldatini! Ninna la la ninna, quest'acqua qui la do, acea! Non dare retta a questi coglioni! L'acqua è una risorsa esauribile rispetto alla quale deve essere garantita la solidarietà generazionale e intergenerazionale per tutti gli abitanti della Terra. L'acqua non è una merce, proprietà e gestione dell'acqua devono essere pubbliche. Un diritto negato è un diritto rubato. Far valere i tuoi diritti è un tuo diritto.